Lo spettacolo sta per iniziare. Prima di dare il via allo spettacolo vorrei fare alcune precisazioni. Si prega innanzitutto di spegnere i cellulari e qualsiasi dispositivo elettronico che potrebbe interferire con il cervello degli attori. Come avrete notato, l'entrata è gratuita. Di certo non lo è l'uscita. Come si dice, una mano sul cuore ed una sul portafoglio. Grazie. Bene. Buon spettacolo a tutti. Giornata nel bar. Suona la sveglia, si cade dal letto e già viene la voglia di farsi un sorsetto. Si comincia ben presto, c'è ancora mattino e trovi sempre qualcuno col bicchiere di vino. Col bianco o col nero non fa differenza, l'importante è soltanto non restarne senza. Dai, basta rompere il ghiaccio, no? Ah. Ah, sei tu che caditi. Che? È ottimo. E chi è scappato? Niente. È proprio una luganga. No. Ha detto, per riuscire a lì, bisogna spaccare la gesta. Ah, e tu devi dire allora, no? Spacca sta gente, no? Allora, adesso non t'accambo. Se fosse poco, arderei lo mondo, che del di domani non v'è certezza. E chi vuole essere lieto sia, vuolsi così colà, dove si puote ciò che si vuole. Disse il passero solitario di sulla vetta della torre antica. E lasciate ogni speranza voi che entrate. All'ombra dell'ultimo sole, bevendo chiari, fresche, dolci acque, laudato sì, mi signor per il sol, che spacca tutte l'ore. Mentre scamerigiare, pallido e assorto, presso il rovente muro d'orto, ed è subito sera. Sa, signora mia bella, sono di Firenze, mannaggia di quella Maremma guaiola, sono qui a vedere di Santo Ricciarelli. Firenze? Oh, io ho una sorella che abita a Fiesole e adoro i Ricciarelli, ma ancora di più il Vinsanto, mo va, sì. Minchia, non ce la faccio più, voglio ricordarvi che ho ucciso per molto meno. Oh, che bello! Che vita vincente deve fare! Chissà quanti infami peccatori avrà mandato negli inferi. Oh, sì, che santo! Andiamo a accendere un cielo per lui. Ecco, brave, brave! Andate! Prima che i vostri parenti accendano un cielo per voi! Io prometto che spianerò la zona denominata Sturbin e vi farò 3.000 parcheggi. Poi, per non sprecare il materiale della spianata, riempirò parzialmente la valle del Torrente Padre. E vi farò 2.000 parcheggi sotterrati, 11 campi da calcio e 8 campi da tennis. Poi investirò nelle opere pubbliche. Farò costruire un utilissimo ponte sospeso che unirà la zona dell'Ere ad Osledo con Danta, utilizzando come pilone anche il campanile di Danta già conformato a questo scopo. Nonché un altro viadotto sospeso che collegherà direttamente Costansoio con Candide, in modo da migliorare la viabilità del comprensorio come fine. Oh, di pura... Sta bombo! La città! Avanti. Oh, di pura me! Oh, di pura me! E se dite ciò,
chi mangerà mai a Timmo? Mi fa, oh, io un po' più per te, va, un po' più, mi fa snimata, la purtella. E a fa? Amore, vai, vai, Aldo, non parte questa gestione. Allora fa. Al manca il signor Metules, al manca lì. Allora io rispondo di ciò. Ma che lassù, ne mia mus con me, se sto glotta con te. E a capù. Ben ragione, sì.